Amici del Museo dello Sport, buongiorno, Armando, i microfoni, oggi è il 6 dicembre, siamo a casa nostra, siamo proprio nella sede del Museo dello Sport. Qui è dove abbiamo tutti i ricordi che sono nel nostro sito, la nostra sede è proprio in questo palazzetto dello sport che oggi è veramente, come si dice, sollecitato. La nostra sede è lassù e di lì vengono poi messi in rete tutti quei filmati che vedete regolarmente. Oggi ne faremo grande incetta di immagini, in quanto abbiamo questo interregionale, una giornata particolare, vediamo veramente dai più piccoli ai più grandi e qua veramente una grande sfida. Lo sport in Italia si pratica anche molto e oggi ne vedremo anche un grande saggio, un saggio che ci dimostrerà quanto questi ragazzi valgono, quanto sono capaci e daranno poi un loro apporto a secondo, perché qui si va su, si va alle Olimpiadi e perciò si nasce dal piccolo per poi diventare anche nomi illustri. La dirigenza è pronta, vediamo anche il tavolo dei premi, ogni volta sarà dato la sua medaglietta di presenza, di vittoria, comunque sia una medaglia che porteranno a casa con un ricordo particolare. C'ero anch'io e questo sarà per loro un bellissimo ricordo del gioco dello giuro. Siamo con Rossi Tiziano, ma intorno abbiamo anche altri maestri che sono qui e non si vogliono fare riprendere, ma li riprendiamo a forza perché questa mattina saranno fonte e importanti sulla scena, in quanto i ragazzi daranno a loro il loro saggio. Rossi Tiziano, apriamo con lei, una giornata importante per questi ragazzi, è il tema della giornata, l'esame, un interregionale importante, perciò mettiamo già a competizione questi ragazzi, sono le prime sfide per qualcuno un po' più avanti, perciò due passi di questa giornata così emotiva per tutti. Sì, la giornata si spera che sia interessante anche sotto il profilo agonistico, in quanto parecchie società hanno partecipato e quindi si spera che il livello degli atleti sia alto. Okay. E naturalmente la cosa è abbastanza importante e speriamo che ci siano dei risultati notevoli da parte degli atleti. Parlando un po' dello judo, del karate e degli altri sport, come siamo messi? Campioni se ne può tirare fuori per andare oltre e poi prepararsi per i passi decisivi, olimpiadi e cose varie, oppure c'è ancora da lavorare molto? Oddio, ci sono delle persone che sono valide, però purtroppo il livello comincia a essere medio basso. Ok, poche persone si stanno elevando e ci si augura che da parte di chi insegna riesca appunto a migliorare le prestazioni di queste persone. Come le ho detto, non sono tanti, però qualcuno c'è e di molto bravo anche. Lei per esempio la zona da dove arriva? Io arrivo da Verona. Verona, grande Verona, la grande Verona. Mi intendete, signore? Brescia. Nome? Renato Maghini. Maghini. Per lei cintura nera anche l'altro maestro. Va bene, non importa, a domanda risponde, non siamo qua tra di noi, perciò facciamo una chiacchierata. Da dove viene? Da Brescia. Brescia come? Brescia come va il karate? Va bene, stanno iniziando adesso a arrivare degli atleti nuovi, ci stiamo impegnando, sembra che la cosa sia abbastanza buona, cioè anche le famiglie, i bambini stanno crescendo, stanno apprezzando questa arte marziale che io credo che abbia un buon futuro anche nei prossimi anni. Invece parlando di sostentamenti, da soli, sempre soli, oppure aiuti da parte del comune, come siete messi a livello di sostentamento anche per poter praticare uno sport del genere? Le palestre costano, non costano un po'? Quali che sono un po' le,
le traversie. Beh, sappiamo che il karate non abbiamo sovvenzioni, cioè nessuno ci dà delle sovvenzioni, cioè dipende tutto da noi. Grande volontariato. Esatto, grande, esatto. E purtroppo l'arte marziale è un'arte, diciamo, povera economicamente, e sta tutto l'impegno dei maestri e degli atleti, che è molto importante, cioè tutta la comunità ci dà sempre una mano. Sovvenzioni zero. Diciamo altro, è tutto volontariato. Tutto volontariato, come al solito in Italia il volontariato ne fa da padrone, siamo veramente capaci a fare nel volontariato delle cose stupende, e questo ne è una dimostrazione, perché stamattina, guardando il numero dei ragazzi, guardando, vuol dire che c'è molto lavoro. Lei viene? A Brescia. Signor? Bellieri Davis. Anche un altro maestro di cintura nera. Volete raccontare un po' qualcosa di voi, cioè come siete arrivati, perché, e perché continuate ad insegnare? Per la passione, per l'arte marziale in se stessa, è un insegnamento di vita e aiuta tantissimo a livello personale per lo sviluppo fisico, motorio e psicologico. Anche per i ragazzi è un momento di sfogo, un momento per stare insieme, socializzazione al massimo. Sì, per i ragazzi è importantissima l'arte marziale. È che è vista poco bene ultimamente nell'ambito, con tutti i nuovi sport, nuove arti marziali, e quindi i ragazzi si sono un po' allontanati dall'arte marziale. Voi invece come zona progredite, siete avanti, avete la possibilità magari di trovare qualche elemento fra di voi? Ma sì, ci sono alti e bassi come in tutte le cose della vita. Adesso è un momento un po' basso, come prima diceva il maestro Rossi. Però si spera che con queste manifestazioni si vada un attimino a entusiasmare i ragazzi o il pubblico o anche gli adulti, perché è un'arte marziale aperta a tutti, si può iniziare anche da adulti. Certo, ogni persona può avvicinarsi quando vuole, per avere anche una possibilità di imparare qualcosa di diverso, per passare il tempo e dare a se stesso una padronanza anche personale. Sì, ma anche solo per star bene proprio, perché è un'arte che muove tutto il corpo e aiuta a muoversi la destra e la sinistra e ci mantiene in forma. Tanto vi ringrazio per l'intervista, vi ringrazio perché questa mattina sarà dura. E di nuovo ragazzi, anzi maestri, vi lascio andare al vostro compito, siate ligi. Siamo tutti su 50 noi qua, perciò che la te dura anche 80 e più anni. Dico, siate ligi, sicuri e onesti per questi ragazzi che purtroppo c'è chi vince, c'è chi perde, ma ognuno deve sapere che una perdita può essere una prossima vittoria. Sì, è per crescere, Per crescere bisogna perdere, altrimenti non si cresce mai. Grazie di nuovo. Grazie a lei. Grazie. Ed ecco la Patrizia Saccone, l'assessore allo sport, che non ha voluto mancare a questa partenza, a questa grande partenza, una partenza importante, partenza natalizia. È proprio lei che ha, come dicevo prima, costituito il grande apporto per la città europea. Lo dicevo, la Patrizia Saccone, dobbiamo dare merito a quella grande scritta, Spezia, città europea 2016, grande lavoro, questa mattina presente anche a questa bellissima interregionale, questi ragazzi che vengono a dare questo saggio, e insomma sembra un fatto abbastanza positivo anche per il palazzetto dello sport, attivo, vivo, che realmente fa vedere anche qualcosa di più, insomma, delle solite partite, insomma, qualcosa di più. Due impressioni della giornata. Beh, insomma, che se ne dica, anche se, insomma, anche dopo il fatto che lo Spezzino è un po' mugugnoso, ma devo dire che oggi è una realtà bellissima, perché al di là della solita partita partiamo proprio dai giovani. È da lì che abbiamo iniziato l'azione politica, dai giovani, ce n'è tantissimi, un patto ottico davvero notevole, tutti vestiti di bianco, tutti coordinati, tanta voglia, soprattutto gli spalti pieni. Questo è lo sport che di sabato mattina porta qui, questo è lo sport che di sabato fa percorrere le strade all'insegna di una pedalata, ed è una città attiva, attiva così tanto che siamo riusciti a meritare questo titolo. Una giornata importante anche perché, diciamo, che a Spezia sport ce n'è tanti, e la città europea
questo titolo ci ha veramente dato un pregio non indifferente. È stato raccolto da poco il, diciamo così, il testimone, e perciò l'anno adesso si sta quasi aprendo e siamo già abbastanza a cavalcarlo. Beh sì, in realtà c'è ancora tanto lavoro da fare, non ci fermiamo, perché entro il 31 gennaio vogliamo redare un calendario chiamando un po' tutte le società sportive, anche quelle che in una prima chiamata sono risultate assenti, chiamarle e costruire insieme un calendario ricco di eventi nel 2016, dove i ragazzi sono sicuramente al centro, sempre all'insegna dello sport per tutti, ma caratterizzati anche da grandi eventi sportivi come finali nazionali o internazionali. Insomma, siamo aperti e anche la regione ci ha strizzato l'occhio con un capitolo sui grandi eventi, e Bruxelles ci aspetta tra 6 mesi per un resoconto e a fine anno per capire com'è andata. Perciò una grande strada da percorrere, diciamo un po' anche qualche sostentamento per queste squadre, che abbiamo molto volontariato qua, veramente Spezia si sta non arrampicando, ma sta veramente essendo importante proprio con questi volontari che dietro mantengono. La vostra partecipazione è ampia, però loro veramente fanno una parte molto grossa. Beh, infatti mi viene quasi da sorridere quando qualche mese fa ho letto che le società giovanili sono avvantaggiate rispetto alle prime squadre in quanto incassano le quote. Beh, io vi posso assicurare, li conosco tutti, sia prima squadre che giovanili, nessuno si è fatto la villa al mare, anzi vivono di grandi stenti, di piccole quote, e veramente non riescono a coprire neanche le spese. Quindi un plauso veramente ai volontari dello sport, agli educatori dello sport, e credo che possano essere uniti più che mai sotto questo Natale da un filo di solidarietà, perché il terrorismo ha colpito proprio il cuore dello sport, e noi reagiamo con un anno ricco di ragazzi, ricco di manifestazioni, e soprattutto viva lo sport. Grazie Patrizia, ci vediamo adesso questa presentazione, buon lavoro, andiamo avanti così, insomma. Poi sappiamo che abbiamo in partenza un'altra maratona, perciò sarà anche una giornata, diciamo così, Spezia piena di sport, come dicevo prima. Una domenica 6 dicembre ricca di eventi, e finché Dio me ne darà la forza cercherò di presenziare a tutti per dare la giusta dignità a ogni evento sportivo. Grazie per la vitalità, e per anche questo fa parte un po' del volontariato, no? Essere sempre un po' sul cavallo di battaglia. È vero, e chi più di lei può capirmi. Grazie di nuovo. Prima di cominciare siamo insieme a Michele Iuritta. Vogliamo parlare di questo karate, perché adesso vedremo delle esibizioni, cioè come si queste prove, cosa vedremo? Esibizioni di forma, di postura, cioè due nozioni importanti, perché almeno così diamo anche a chi vede quello che questi ragazzi faranno un indice di corretto della visione dello sport che sta facendo. Beh, prima di tutto bisogna dire che il karate fondamentalmente la disciplina si divide in due branche fondamentali, la parte, diciamo, amatoriale, che, con la quale non si fa attività agonistica, e l'attività agonistica propriamente. Qui siamo su un campo di gara dove l'organizzazione ha deciso di improntare la competizione sul kata. Kata vuol dire forma, ed è praticamente un combattimento immaginario fatto con uno o più avversari. Questi kata, che si fanno normalmente nelle manifestazioni, sono molto datati, diciamo che alcuni kata hanno anche oltre i 250 anni. In questo caso noi vedremo fare questa forma in maniera individuale, e quindi queste forme potranno essere effettuate da soli praticamente, e le regole impongono che 5 arbitri diano un punteggio che stabilisce quale sia, diciamo, la classifica generale. Oltre a questo vedremo anche poi la parte dedicata invece alla squadra. Normalmente la squadra del kata è formata da 3 atleti, e la specialità che si farà oggi è quella della sincronizzazione, cioè queste forme dovranno essere effettuate con il tempo adeguato e la sincronizzazione adeguata da tutti i 3 atleti.
alla fine di questa, della, diciamo così, della performance, gli arbitri appunto stabiliscono un punteggio che poi alla, alla fine del percorso delle varie pool verrà, stabilirà la classifica finale. Perlomeno abbiamo sfarinato qualcosa. Ora nel procedere, se poi mi può dare aiuto quando le interessa, magari rappresentare qualcosa di più importante, si avvicina, io ben accetto, le passo il microfono. Grazie signor Iuri. Ora sentiamo le chiamate. Vediamo molto movimento, si stanno preparando per entrare in competizione, per fare...
possono accomodare all'arco sinistro, dove arrivano tra 10 minuti per il corrante del percorso e il materiale per arrivare.